Entrando proprio in merito dell'alimentazione pranica, vi parlo dei vari livelli, molti di voi ne avranno già sentito parlare, e parto dall'apice, diciamo dalla più grande manifestazione dell'alimentazione pranica, quelli che noi chiamiamo livelli 4. I livelli, provate a metterli dentro un cerchio, non in una scaletta, perché la nostra mente fa presto a dire più alto e più basso, no? Provate a mettere, avere una visione un po' più completa della situazione. Ecco, questi livelli 4 sono coloro che non hanno più necessità di introdurre cibo né solido né liquido all'interno di sé, proprio di nutrirsi attraverso cibo materiale. Quindi non hanno più bisogno di calorie, per sostenersi. Ecco che si nutrono direttamente dalla fonte originale, appunto il prana. Sono sempre esistiti nella storia e ne esistono tuttora, no? Si stanno esponendo, si stanno facendo vedere anche loro, grazie anche al festival che organizza Nicolas. Poi ci sono i livelli 3, è un livello molto abbordabile, per tanti, difatti. Siamo in tantissimi, c'è gente che lo vive naturalmente senza neanche definirsi bretariano, no? Pranico o respiriano. E chi sono questi livelli 3? Sono coloro che hanno ridotto tantissimo l'apporto di calorie quotidiane, possono assumerle in formato liquido, passano per lo più la maggior parte allo stato liquido, si possono concedere dei pasti saltuari, uno o due pasti a settimana, quello è soggettivo, dipende dalla persona, e così via. Livelli 2 sono coloro che hanno iniziato a intraprendere un percorso di cambiamento, magari hanno fatto anche digiuni in passato, quindi hanno alleggerito l'apporto di cibo, ma mangiano tutti i giorni cibo solido. Per esempio, diradare il numero dei pasti nel quotidiano. In origine ne facevano tre, poi due e poi magari uno. Oppure hanno alleggerito le sostanze, quindi da onnivorismo, vegetarismo, veganesimo, fruttariano, e fino ad arrivare appunto a manifestare il livello 3. E poi sì, poi si passa al livello 3. Poi c'è il livello 1, che sono semplicemente coloro che vengono a conoscenza di questa realtà dell'alimentazione pranica, però decidono di continuare liberamente, giustamente, per la loro vita, con la loro vita come al solito. È sempre una questione di libertà di scelta.